Buongiorno e buona domenica, ragazzi. Doveva essere, mi rivolgo agli appassionati di Formula 1, chiaramente, una domenica di festa per la prima fila Ferrari. Purtroppo vengo a sapere solo stamattina, chiaramente io per motivi di lavoro non riesco a seguire la GP2, tutti, altrimenti dovrei sempre, stare sempre vicino alla TV. E non è possibile. Vengo a sapere stamattina della morte di questo Hubert, questo ragazzo di 22 anni. Chiaramente non sono tanto ipocrita da decantarne le lodi seguendo pochissimo la GP2. Io di GP2 praticamente so solo che ci corre il figlio di Michael Schumacher. So solo che c'è un italiano promettente, Luca Ghiotto, so solo che c'è questo canadesino, Latifi, che è molto forte. Oggi vengo a sapere della scomparsa di questo ragazzo, ho visto questo incidente terribile. E lo so, purtroppo sono storie che ci riportano indietro a momenti altrettanto tragici, che hanno coinvolto piloti molto più famosi, molto più conosciuti e molto più amati, senza nulla togliere al povero Hubert che ci ha lasciato ieri o stanotte, non so. Purtroppo ho visto l'incidente, è stata una carambola bruttissima in un circuito come Spa. Ora cerchiamo di mantenere la mente fredda. Cerchiamo di mantenere la mente, scusate un attimo che chiudo sta porta. Cerchiamo di mantenere la mente fredda. Non iniziamo a dare le colpe al circuito perché in primis, certo, quello che va fatto per la sicurezza non è mai abbastanza. Purtroppo il rischio zero non esiste. Cerchiamo di non violentare questo ennesimo circuito storico, cerchiamo di non violentarlo, anche perché secondo me qua le colpe del circuito sono poche. Io al limite porrei al centro, porrei l'attenzione su questo DRS. Secondo me con il DRS si è portati a osare di più. Invece senza devi un po' studiarti il sorpasso, devi un po'. Questo DRS rende la macchina in fase di sorpasso forse ancora più ingovernabile. Ora non so a che giro è stato l'incidente, sia chiaro, magari il DRS non c'entra nulla, però io sono portato a pensare che questo DRS sì, favorisce sì i sorpassi, ma si tratta sempre di sorpassi artefatti, secondo me. E io sono per i sorpassi fatti in pista. Il fatto che se sia eliminato il rifornimento già li favorisce, e anche perché praticamente il tempo dei pit stop è praticamente sempre quello. Io resto dell'opinione che magari eliminando il DRS un pilota sia portato a rischiare un po' meno, di andare un po' meno alla garibaldina. Sì, voi mi direte, ma i sorpassi sono il sale della Formula 1. Amici miei, i sorpassi negli anni 70 c'erano e non c'era il DRS, negli anni 80. Senna, Piquet, quel magico sorpasso che fece su Senna in Ungheria, non l'ha fatto mica grazie al DRS. Häkkinen, Spa, su Schumacher, non l'ha fatto mica con il DRS, quel sorpasso lì. Montoya, sempre ai danni di Schumacher, in Brasile, il sorpasso non l'ha mica fatto con il DRS. Quindi ragazzi, magari se vogliamo aumentare la sicurezza, vogliamo migliorare ancora di più, la cellula di sicurezza, magari anche chiuderla, anche coprirla, renderla un materiale resistente, ma il cappottamento non era previsto. Un incidente simile è successo la settimana scorsa in IndyCar. In IndyCar, o 2 settimane fa in IndyCar è successo un incidente simile.
O a Pocono è successo un incidente simile che ha visto coinvolti Rossi, Rosenquist, mi sa Eriksson, Hinchcliffe, una cosa, non ricordo la bene. Rossi e Rosenquist sicuri, Sato che l'ha innescato. È stata proprio una dinamica simile con una macchina accappottata. Qui purtroppo è andata male. Purtroppo dal divano le soluzioni sono sempre facili. Fatto sta che c'è la morte di questo ragazzo e magari io sono impopolare, io non avrei sospeso neanche gara 2, sinceramente. A che serve? A cosa serve? A cosa serve? Io sono contrario a queste cose. Si deve dare il 200% per migliorare la sicurezza, ma sospendere quando purtroppo c'è la tragedia. Io, francamente, sarei anche contrario. Non siamo ipocriti. Quando muore un poveraccio in un incidente sul lavoro in un cantiere, non è che si sospendono tutti i cantieri d'Italia. Purtroppo, è il fascino. Gli spornotoristici hanno anche questo fascino, il fascino del rischio. Però. Queste sono tutte elucubrazioni che facciamo. Fatto sta che c'è un ragazzo di 22 anni che è morto. Condoglianze a lui, immenso dolore per lui e condoglianze alla famiglia. Sarò cinico, ma io la penso così. Cerchiamo di migliorare le condizioni di sicurezza quando più possibile. Quanto più possibile, evitando di violentare i circuiti, quei pochi circuiti storici. Per il resto, condoglianze, ragazzo, riposa in pace. Pollice in su, iscrizione al canale.